quale non c'è. Ancora? Ah, vabbè. Se sto bene, secondo lei. Sì, sì. Quattordicesima giornata della fase a gironi della decima edizione del Crone. Di fronte ci sono gli Sky Jumpers e gli Shakhtar Donuts. Gli arancini rossi, i capitani di Odice, si schierano in campo con Baiano tra i pali. Poi c'è Borriello, Cimino, Iodice e Maione a completare i 5 titolari. In panchina c'è Aversano. Gol! Tanto c'è il gol di Giacomelli, che insieme a Lombardo, Grimaldi e Ciaramella in panchina, e Ciaramella in porta e l'esordiente di Napoli va a completare il quintetto titolare. In panchina c'è il solo Montilli perché Valerio Ruiu ha fatto filone. Si è presentato in campo, ma è ancora inspiegabilmente negli spogliatoi. Ah, eccola che si degna di venire a giocare con la solita calma, la solita flemma, chiude lo spogliatoio, si aggiusta i capelli. Chiude lo spogliatoio è buono. Chiude lo spogliatoio, forse è l'unica cosa buona che sta facendo in questo pre-partita lento. Tra Sky Jumpers e Shakhtar non è il primo confronto, bensì è il sesto addirittura. Il bilancio pende leggermente a favore dei celesti, parecchi pareggi tra le due squadre. La sfida più importante è stata la finale di Crone Meister della nona edizione del Crone. Buonasera adesso. Dai. Si fanno attendere. Chi? Dove sta? Ah, ecco, si fanno attendere, ma veramente. Ok. Ai migliori si fanno attendere, dove sta? Chi deve arrivare ancora? Anche perché due ce ne sono, quindi è giusto che sia così. Anzi, veramente il telecronista ne è uno solo, che io sono l'organizzatore. Quindi, attenzione, dicevo che non è il primo confronto, parecchi sono stati ai tempi di Crone 7, Crone 9, oh, buonasera, Crone 9 e Crone 10 e no, Crone 7 basta, non mi pare Crone 6, non credo, non mi ricordo, però nel Crone 9 c'è stato. E appunto la finale di Crone Meister se la giudicò poi la squadra degli arancioni ai calci di rigore dopo il pareggio 4-4 tra le squadre all'epoca di Ciaramella, all'epoca anche adesso di Ciaramella. Intanto ottima parata di Baiano che conta una presenza con gli Sky Jumpers. Il punteggio di 1-0, siamo al terzo minuto, calcio d'angolo battuto da Giacomelli, non aggancia bene Di Napoli, fallo laterale per la squadra di Iodice, passaggio all'indietro da Cimino ad Aversano che prova gol! Mamma mia ragazzi, che gol! Di Aversano sul cerchio di centrocampo, un tiro da lontano, centrale e precisissimo, potentissimo, che si fa stampare alle spalle di Ciaramella per il gol del pari, uno dei gol più belli del torneo, forse sarà premiato. Lombardo che rientra in maglia celeste dopo un lungo periodo di assenza. Grimaldi, passaggio per Di Napoli, prova il sinistro, Baiano respinge. E poi pallone che finisce in fallo laterale dopo la deviazione, credo, di Aversano. Che è successo? Grimaldi ha un pallone là. Ma Grimaldi hanno giocato pure qualcosa di bene? No. Grimaldi giocava al tempo con la povera Italia. Ah, quindi no, per molti anni. La verga. Grimaldi ha vinto un torneo con la povera Italia, ha vinto il Crone 7. Giacomelli, pallone per Di Napoli, quindi Lombardo prova ad infilarsi Giacomelli, ma i rossi si chiudono bene. Passaggio per Iodice, di prima all'indietro per Maione.
di Napoli di testa, l'appoggio per il numero 15 Ringhio, il filtrante a destra per Giacomelli, viene Ben Sharp. No, vai tranquillo, vai tranquillo. Maione Aversano, di nuovo Maione Aversano, Cimmino. Io dice prima all'indietro per Aversano, quindi Maione, Cimmino che prova a girare, c'è Lombardo davanti a lui, Cimmino ha spazio, trova Iodice che però non trova a sua volta il pallone, fallo di fondo per i celesti. Caramella, rinvio a Lombardo che stoppa bene ed evita un avversario, Giacomelli, quindi Grimaldi avanza, passaggio per Di Napoli, poi pallone che finisce a Grimaldi, pallone sul sinistro, poi sul destro, prova ad evitare un avversario, il sinistro a giro sul fondo, bella azione di Grimaldi. Ah no, ma c'è la deviazione di Baiano, avevo visto male, credevo fosse andato fuori. Si fa vedere Giacomelli sul secondo palo, il tiro di Giacomelli respinto dalla difesa avversaria. Grimaldi, Giacomelli, Grimaldi pure un po' che non si faceva vedere, non ci può arrivare Lombardo. Questo cross di Giacomelli, intanto Iodice sputa, c'è il pallone in fallo laterale per gli Shakhtar, punteggio in parità 1-1, siamo quasi al settimo di gioco del primo tempo. Maione allarga per Aversano, pressing accennato di Di Napoli, perdono palla, prego. Sì. Grimaldi, Giacomelli largo a destra, scarica dall'altro lato, oh il logo per Di Napoli, poi Lombardo prova ad attaccare, perde palla però, quindi Aversano, prova il destro, Aversano allontana Di Napoli in angolo, giallo di la fa, me ne prendo un'altra, quattro. Grimaldi per il contropiede degli skyjumpers, avanza ancora Grimaldi, palla al piede, evita un avversario, Grimaldi che non ha il destro, ce l'ha solo per camminare, poi viene fermato da Maione in fallo laterale, esce Di Napoli, esce anche Lombardo, autori comunque di una prova discreta in questi 8 minuti di gioco, ed entrano Ruiu e Montilli che ora scambiava con Grimaldi che prova il tiro, allontana Baiano, allontana anche Cimmino, pallone che finisce a Giacomelli, passaggio a Ruiu, avanza Giacomelli che perde palla, poi Cimmino allontana in fallo laterale. Montilli, si fa vedere Ruiu e riceve, avanza Ruiu, prova il passaggio per Montilli, però viene anticipato da un avversario che chiude in corner. Ruiu, si fa vedere Grimaldi, passaggio preciso, Grimaldi, la finta, pallone in mezzo, Ruiu l'appoggio in rete dopo il passaggio di Giacomelli e non c'è fuori gioco, quindi anche secondo me è fuori gioco, è fuori gioco, non vale questo gol, quindi 1-1, non vale soprattutto perché ha segnato Valerio Ruiu. Adesso Valerio Ruiu su Facebook scriverà gol di rapina, sempre pronto sul primo palo, sempre pronto sull'errore dell'avversario. No, gliela do io, grazie Mauro, grazie. Montilli recupera in mezzo a tre, però chiude. A chi c'ha già? Sì. Ciaramella, Grimaldi, arretra Giacomelli, passaggio impreciso, c'è Montilli, eccolo qui che va a recuperare la posizione di centrale, quella più congeniale al numero 21 dei celesti, qui alla 21esima presenza proprio gli skyjump, tocco di mani di Aversano, Montilli, Grimaldi,
Grimaldi che sta giocando da difensore centrale, posizione inedita per il numero 11, mentre Giacomelli sta facendo l'attaccante, si capisce niente in questi scheggianti, da quando io non ci gioco più, veramente. È una rovina, Ciaramella mi ha rovinato una squadra, mi ha fatto vincere un torneo, però mi ha rovinato la squadra. Maione, il destro respinge Ciaramella, Iodice si accontenta del calcio là, inquadriamo la brutta panchina dei Celesti, Maione prova a trovare un varco, poi palleggio per Iodice che viene chiuso dall'altro capitano, poi Montilli evita il corner ed è bravo Ciaramella ad evitare che il pallone finisca in rete, Ciaramella rinvio lunghissimo per Ruiu che però non poteva proprio arrivarci, il pallone finisce direttamente in rimessa dal fondo, non ho capito. Troppo saluto, bravo. Cimino contro Ruiu, alla meglio credo Ruiu che tocca il pallone in calcio d'angolo, attenzione ad Aversano. Grimaldi, la deviazione in corner del numero 11, pallone per Iodice, Aversano, ci va Giacomelli, deviazione proprio del numero 3, c'è il cambio, sta per entrare Borriello, eccolo qui, ed esce Cimmino, ritmi medio-bassi in questa partita, fa anche freschetto, la giornata è stata piovosa. Giacomelli. Ciaramella scambia con il numero 3. Pallone lungo linea per Ruiu che non può arrivarci. Ma questa inedita coppia d'attacco Montilli-Ruiu. Ecco. L'anarchico Montilli. Bravo ora. Il numero 21, sebbene anarchico, a recuperare il pallone. Poi che è successo? Si abbracciano Ruiu e Montilli. Ah. No, che è successo? Ma è fine primo tempo? No, hanno due sistemi, però l'abito sta. Ah. Sicuramente è colpa di Pietro Carelli. Sicuramente. Iodice sinistro fermato da Grimaldi. Montilli pressato da due trova uno spazio per allontanare il pallone in fallo laterale. Iodice. Due uomini di carisma. Covino capitano, Russo centrale di difesa, regista, quindi ci può stare. Ruiu, l'appoggio per Grimaldi. Jumpers molto duttili, stanno giocando posizioni miste, un po' è un calcio liquido ancellottiano, potrei dire. Buono il passaggio per Giacomelli che mi guarda e affanna. Prego, la vecchia ormai a Maione. Borriello, attenzione ad Aversano, lo serve Borriello, esce Ciaramella, palo di Aversano, scusi, chi ha fatto palo? Borriello ruba il pallone a Grimaldi e sale sulla fascia, però il pallone viene messo in mezzo laddove c'è il solo Ciaramella che blocca la sfera. Giacomelli, Grimaldi. Ruiu. Montilli. Passaggio per Grimaldi che recupera il pallone dopo uno stop a seguire. Montilli, di nuovo Grimaldi. Rischia il dribbling qui sul pressing di Borriello, ma è efficace il doppio dribbling anche su Iodice. Ancora Grimaldi chiuso dall'algido Maione in fallo laterale. Grimaldi sinistro, parata un'altra di Baiano, di nuovo in calcio d'angolo. Si alleggerisce dell'equipaggiamento Borriello. Montilli, pallone che era diretto a Ruiu, ci arriva bravo a mantenere il pallone in campo. Ciaramella, stop di petto del numero 55.
calcio in avanti, fallo laterale però. Dario c'è il numero 5. Cioè che mo c'ha la maglia di canno perché ha maniche lunghe. E poi perché è diventata una polpetta. Attenzione, Ruiu traversa! Però che bel tiro di Ruiu, eh. Quando si impegna Valerio Ruiu sa giocare. Non è reggio, quindi la porta. Esatto, bravo, non è meta, bravo. No, Dario c'è il numero 55. Poi sai, si è fatto piatto e la maglia non gli va, però. La maglia di Sky Jumpers è di il numero 55. Caramella. Caramel. Io dice. Batte con Ruiu che ferma il pallone, lo passa a Giacomelli che ricomincia da Capitan Ciaramella. Quindi Giacomelli, Grimaldi. Ruiu. Serve male Montilli. Fallo laterale per i russi. Entra Di Napoli al posto di Giacomelli. Lombardo invece attende l'ingresso in campo. Oh, Di Napoli si fa vedere, però stoppa male. Non ho capito. Ah, c'era un tocco di mani di tensione, Borriello al lato. Ruiu di prima per Montilli, perde il contrasto con Borriello che segna il 2-2. Non si avvede di uno scontro proibito con Montilli, dato un paccaro in bocca, dice. Di Napoli, Ciaramella, Grimaldi, di nuovo Ciaramella, dribbling su Borriello e poi perde palla su questa scivolata, insomma, per i fotografi, però comunque valida, forse c'era un pallone in movimento, buono lo stop di Cimino e poi Ciaramella in due, prima sulla scivolata e poi blocca il pallone. Di Napoli, Ruiu, chiuso da Maione. Occhio al contropiede dei rossi, Montilli, bravo, in scivolata. Maione, il cross di testa, Montilli che guadagna fallo. C'è il fallo, c'è il fallo, c'è il fallo. È fallo, nessuno se ne è accorto che fa. Ok. Grimaldi di Napoli. Grimaldi ancora. Ruiu. Tocca per Montilli di prima. Ruiu, bravissimi i due. Che confezionano una bella azione. 19. Dopo devo dire una cosa a Valerio Ruiu, non mi fate dimenticare, che non sono parolacce, però devo dire una cosa a Valerio Ruiu, che non sono parolacce. E non gli posso dire sempre parolacce, sì. Poi divento monotono. Bravo, bravo, bravo! Fase contrastante di match. A Covino. Attenzione. Che non posso mai riconoscere Caiafa. Vincenzo Russo è una persona per bene. Ma pure quando sono in piazza che solo l'acchiappo. Baiano rinvia per Cimino che evita Ruiu con questa finta poi di Napoli. Senza paura, non fa gol, no. Henry.
Vediamo se ci riesce questa cosa. Sì! E si fanno mai, vedi, bambini piccoli, vedi? No, è loro. Il tuo nipote l'ha appisa all'aeroporto. Aversano tiro alto. Non lo vogliono fare entrare a Cristiano Lombardo, non deve entrare. Di Napoli. Passaggio per Grimaldi, ammazzo il cane, che brutta cosa. Grimaldi. Maione. Bravo Di Napoli, attenzione Borriello. Fallo su Ciaramella. Cambio. Se no ti ammazzo il cane. Esce Montilli, entra Lombardo. Ringhio, bravo. Stiamo diventando amici, non lo so chi è, però mi sta aiutando nella telecronaca. Volentieri. Ruiu. Esatto, lui merita. Ma chi sei tu? Ci conosci? Ci conosciamo? Francesco sarà il numero tuo. Francesco. Questo del campo. Francesco, questo del campo, c'hai il tuo numero. E dopo non ti muovere, mo finisce la partita e mi prendo il numero Cimmino, bravo! Ciaramella e poi, ma che sta rumore? Tua moglie tiene un amico, una cognata, una sorella, qualcuno? Tutto male. Tutto male? No, allora. Quanti cognati sono i basoni? Giusto, hai ragione. Paga malamente in generale. Cimino, cede palla a Baiano. Quindi Iodice calcia male questo pallone. Partita brutta, potremmo dire. Partita arida di belle giocate. Vediamo se questa può smentirmi. L'apertura di Ruiu per Di Napoli che prova il sinistro palo. Però bel tiro di Di Napoli che... Vabbè, involontario perché ha perso il pallone. E... No, l'avvocato, io dice, poi l'avvocato che ha fatto fallo, quindi è vero che è vero che lui non si paga da su. Attenzione, ecco qua come rovinare una partita. Ecco qua. No, vuole battere Grimaldi. Attenzione, andiamo a vedere questa cosa. Cioè, non vuole farti battere la posizione. Cioè guarda, questa è una cosa. È una mancanza di rispetto. È una grande mancanza di rispetto, Ruiu destro, paratona di Baiano. E poi io dice. Cimino. Scusa. Gente Arenaccio, come bu, gente Arenaccio e Cendireccia, no, piazza Nostra. Il ponte di casa no. Ah, scumola gente. Comunque Arenaccio è questa sola, quartieri buonissimi. Sì. Lombardo all'indietro. Io abito a Sant'Efano. Di Napoli il destro e respinge Baiano. Grimaldi al lato e tiro. Iodice, passaggio per Maione, il filtrante, bravo Grimaldi, attento, recupera il pallone, sale palla al piede, passaggio per Di Napoli che non ci arriva, fallo laterale per i rossi. Sta a picco, ma il capo di Chino voglio, si è rinforzato bene, c'hanno questa Blasio che è molto forte, hanno trovato un portiere che... un onesto portiere, cioè non bravissimo. Ah, Lombardo non ci arriva. Diciamo non è che ruba la scena, però cioè, si sta a posto, fa il suo. Borriello, Iodice, il palleggio, il sinistro troppo lontano dalla porta di Ciaramella che ora si appresterà al rinvio dal fondo. Ma facesse una cosa buona. Cimino il calcio d'angolo direttamente in fallo laterale. Siamo ora
Cocca il 25esimo. E quando manca pochissimo al duplice fischio esce Grimaldi ed entra Giacomelli. Ruiu, Lombardo, Giacomelli, Ruiu, in mezzo a tre, perde palla, non riesce a scaricare a un compagno, quindi Borriello, pressing di Lombardo, passaggio all'indietro per Maione che ci prova, Ruiu tocca e Cimino però tocca involontariamente per ultimo il pallone, fallo laterale, ma c'è il doppio fischio dell'arbitro, partita che all'intervallo finisce sul punteggio di 3-2 per i celesti grazie alle reti di Ruiu e doppietta e di Giacomelli, mentre per gli Shakhtar hanno segnato Borriello e Aversano con un gran gol. Ricomincia la partita, secondo tempo tra Shakhtar Donetsk e Sky Jumpers, il punteggio è di 3-2 per i celesti. Montilli, Giacomelli, Di Napoli e Lombardo i cinque titolari del secondo tempo, Ruiu e Grimaldi in panchina con Ciaramella chiaramente tra i pali, poi ci sono Baiano, Maione, Cimino, Iodice e Aversano, eccolo qui che prende palla per gli Shakhtar e c'è Borriello, eccolo qui in panchina. Giro palla dei rossi, bravo Giacomelli a fermare questa manovra, poi l'appoggio per Di Napoli, buono il passaggio per Lombardo che ci prova e trova però i guanti di Baiano. Aversano, deviazione di Di Napoli, però metti più su, deviazione di Di Napoli, calcio d'angolo per gli Shakhtar Donetsk alla cui battuta ci va Maione, deviazione proprio di Ciaramella, poi Aversano, il tiro, un passaggio per Maione, Aversano, palleggio di Montilli che guadagna fallo, calcio di punizione per i celesti. Montilli, Ciaramella, passaggio per Lombardo, accenna allo scatto Montilli, poi di nuovo Lombardo, c'è il taglio di Di Napoli, Giacomelli recupera sul pressing di Iodice, poi pallone lungo per Montilli che viene però fermato da Baiano che devia in fallo laterale. Di Napoli ci prova, palo, non c'è deviazione dice l'arbitro, fallo laterale per i rossi. Aversano, vai al passaggio, recupera Montilli, salgono in tre, passaggio per Lombardo a destra che ci prova, impreciso il tentativo, fallo di fondo. Aversano largo a destra, Di Napoli e Ciaramella combinano un pasticciaccio, ma attenzione, credo ci sia stato un fischio dell'arbitro, fallo di Aversano, fallo di sfondamento su Di Napoli, insomma si sta comportando piuttosto bene nell'esordio con i saltatori del cielo. Ciaramella, passaggio per Montilli, Ciaramella, passaggio per Lombardo, Montilli evita il marcatore ma tocca per ultimo, sì, fallo laterale per i rossi. Aversano alla battuta, poi sbaglia Cimino, pallone che finisce, fallo laterale per i celesti stavolta. Montilli all'indietro per Ciaramella, quindi Giacomelli, pressing di Iodice, passaggio all'indietro per Ciaramella, calcio in avanti per Montilli che non riesce a mantenere il pallone in campo. Aversano, doppia deviazione, Montilli poi tocca e Di Napoli e Giacomelli provano a mantenere il pallone e poi Giacomelli prova a servire senza successo, Montilli. Deviazione di Di Napoli,
Siamo al quarto. 4. Sto cercando di mettere il caricatore che l'ho messo. C'è stata una deviazione, ecco, di Ciaramella sul calcio d'angolo. Tiro al lato di Cimmino, fallo di fondo per i celesti. Lombardo Baiano, facile su Maione. Iudice, Alessano di testa per Maione, che guadagna fallo su Lombardo. Maione alla battuta del calcio di punizione, Giacomelli. Montilli alla battuta che discutono, non ho capito se con Maione o con l'arbitro. Schiena di Giacomelli, deviazione, fallo laterale per i rossi. Aversano, praticamente un calcio d'angolo. Deviazione di Di Napoli, calcio d'angolo stavolta. Direttamente sul fondo, cercava una deviazione malefica. Discutono Maione e Lombardo. Maione esperto, insomma, a redarguire il giovane Lombardo. Giacomelli, passaggio brutto a metà tra Lombardo e Di Napoli, recupera Montilli, poi Di Napoli prova ad evitare Iudice che è in ritardo anche su Giacomelli. Lombardo, tacco di Giacomelli, Baiano, presa bassa, il passaggio veloce a Cimmino. Iudice, velo toccato però di Maione su Aversano. Cimmino, tunnel e poi Ciaramella. Lombardo non ci arriva. Esce Aversano ed entra Bobo Borriello, che c'ha la tua maglia. Aversano, hai capito? In testa Giacomelli, c'è un fischio dell'arbitro. Voi, non ho capito, pare 3-1 per voi, cioè voi avete fatto 3 falli, credo. Ciaramella, ci sono stati cambi intanto per i celesti, sono usciti Lombardo e Montilli per Ruiu e Grimaldi. Di Napoli ci prova con l'esterno, ma il pallone finisce sul fondo. Baiano, Cimmino, quindi Maione. Che è successo? Aggiustiamo la porta, si è rotta la porta. Ma perché, qual è il problema? Ah, si è dissaldata a palo di Maione, ragazzi. Ma c'è stata una deviazione? Sì. Aversano di testa di Napoli deve in fallo laterale. Prolunga questo lancio in fallo laterale. Alla battuta c'è Cimmino, allontana Ciaramella. Contropiede facile facile. Ruiu e Grimaldi, c'è Baiano largo, Baiano. Ipnotizza Ruiu. Oh ragazzi. Oh, vedi Cimmino. 3-2 per i celesti. Servizi e Pomo devono avere le tasse. Dopo fammeli venire. Di nuovo fa di nuovo deviazione, calcio d'angolo. Ma che cosa ha sbagliato Ruiu? C'era Grimaldi, facile facile lì. Oh. Borriello fortunatissimo.
devia in calcio d'angolo. Napoli sul fondo. Maghi. Alberto, non c'è male, anche. Non c'è male, fate male. Maione bravo di Napoli. Ah, questo, figurati. Grimaldi. Evita Maione. Si fa vedere Ruiu. Sinistro di Grimaldi, e gol. Giustamente, egoista Grimaldi che... Sì, sì, solito Grimaldi. È il solito egoista che non ha, non ha passato a... Remo! Bravo, vabbè. 4-2, decimo del secondo tempo. Buono il passaggio di Maione e poi Giacomelli salva la deviazione. Grimaldi contro Iudice. Passaggio per Giacomelli. Scatto di Montilli, chiuso però da Maione che vede Ciaramella, prepara al destro, scivola Montilli. Uno contro uno con Maione che... Insomma, contrasto, rimane a terra Maione, insomma, contrasto... Contrasto duro però. Esci dentro. Cristian? Ecchi me. Cosa fai, no? No, lasciamo a terra l'uomo. Camma fa, c'ha madre a Cristian Lombardo, il Rio, Sacci. C'ha madre a Istro, che faci? Grimaldi all'indietro, Ciaramella, quindi Giacomelli, passaggio a Ciaramella, quindi Grimaldi, lungolina a cercare Ruiu, pallone in mezzo, Lombardo, 5-2 per gli Sky Jumper. Ernesto può mangiare. Che dici? Mi fa la cortesia. Vuoi chiudere la porta là? Vuoi dire che non devono entrare là sul campo? Pensa che mi faccio tutto il giro. Passa dietro a Dario, passa dietro a Dario e digli per favore di chiudere la porta, di vedere la partita fuori. Giacomelli, Lombardo, in qualche modo passaggio a Ruiu però viene fermato da Iudice, quindi Giacomelli, passaggio a Grimaldi, sinistro di Grimaldi, Baiano blocca la sfera, poi Iudice avanza sulla sinistra, il tiro esterno della rete. Devono vedere la partita, non lo sanno ripartire. Giacomelli, Grimaldi, ancora Grimaldi, passaggio a Giacomelli, non ha trovato Barchi, in avanti Grimaldi, quindi Ciaramella, Giacomelli, si fa vedere Lombardo, Grimaldi, Giacomelli per Grimaldi che tocca per ultimo e fa 6-2, anzi no, tocco di mani, gioco di mani, gioco di villani, calcio di punizione, Iudice, sinistro morbido, Lombardo di testa, devia in calcio d'angolo. Più la posta, grazie, fuori la posta. Cimino, Maione, impreciso, fallo laterale per i celesti, Lombardo per Ruiu, c'è anche Grimaldi, passaggio a Lombardo che sbaglia il tiro, entra Aversano quello vero ed esce Cimino, pallone nello spazio per lo scatto di Borriello,
da Ciaramella a Grimaldi, si fa vedere Ruiu a centrocampo, l'ultimo uomo Ruiu, questo frangente di gioco, Grimaldi con la sola per Lombardo che era avanzato e guadagna il fallo laterale. Albe, movimenti. Grimaldi, Ciaramella, Giacomelli. Non c'è nessuno a destra. Allora in fallo laterale per la squadra dei rossi, battuto quindi Maione, anticipo di Giacomelli. Maione sfila il pallone dal possesso di Ruiu. Borriello a spazio, troppo spazio per Borriello che accorcia le distanze e fa 5-3. Esce Lombardo e rientra Di Napoli. Ernesto, Giacomelli, fallo di Aversano. Pallone a Ciaramella. Grimaldi. Ah no, ma c'è il Liverpool. Che ho fatto male, male questo passaggio di lui. Infatti. Reazione di Ciaramella, chi è che mi I blu. Quei blu che stanno vicino a quella del portoncino. Lorenzo, vieni qua un attimo, veloce. Allora, fagli fare un attimo un po' di telecronaca a Lorenzo. Ok. Di fare... Devi... Fagli fare un po' di telecronaca. Fai un attimo di telecronaca. Ernè, fai una foto a Sollo, ma gli posso lasciare. Sì. Vieni con me, vieni. D'accordo. Quanto stiamo qui? 6-3 Sky Jump, rispondete adesso di Valerio Ruiu, di parte dello Shakhtar Donuts. Gliela dice in avanti. Riesce a bloccare il pallone Ciaramella e a far ripartire i suoi. In avanti Giacomelli. Riesce a chiudere come può la difesa. Fallo commesso da Iodice. Incredulo. Tiro libero per gli Sky con Grimaldi sul pallone. Si può andare adesso con Grimaldi, troppo alto, roba da non credere, il pallone da rinviare al fondo, giocato subito dallo Shakhtar. Iodice manca l'aggancio sul passaggio, fallo laterale battuto con calma da Grimaldi. Ciaramella, allarga a destra verso, cioè a sinistra verso Giacomelli. Passaggio che finisce in fallo laterale poi. Lo Shakhtar battuto subito. Come di ritorno per Aversano, largo a destra, calcia al lato Aversano. Rimessa per Ciaramella, battuto subito. Passaggio di Grimaldi. A prendere il campo per numero 0. Prova a saltare Aversano. Calcio alto. Sta di là.
fallo al calcio d'angolo, battuto adesso direttamente sul fondo, affidato a Borriello, fuori Iodice, diventa subito Cimmino, lascia sfilare Ciaramella. Ottimessa per Ciaramella. Io non so come prenderlo questo cambio, perché c'è Giacomelli, pallone in avanti, non riesce a chiudere la difesa ancora, controlla ancora Checco là sul lato sinistro, non faccio come si chiama, Giacomelli verso Grimaldi, controlla malissimo, rimesso dal fondo, pallone in avanti per il movimento di Borriello, la tiene lì Ciaramella, riparte per i suoi Grimaldi. Meno Michela Rostà. Comunque altro tiro libero, Sky Jumpers. Buon andare ancora Grimaldi, stavolta fa centro, 7-3 per gli Sky Jumpers. Dentro Montilli, fuori Giacomelli, fuori anche Grimaldi al posto di Ringhio. E si riparte sul punteggio di 7-3. Aversano controlla sul lato di sinistra, Cimmino. Saggio per, non mi ricordo, Musilla mi pare, non ne sono sicuro però. Cimmino. Passaggio di torno di Cimmino. Pallone che finisce poi respinto da Ciaramella con una gran parata, ancora Sacca in possesso. Ancora Musilla mi pare, controlla il pallone. Vuole il fondo Ciaramella in due tempi. Il pallone, il pallone per Lombardi o Lombardo, singolare e plurale, pallone laterale arretrato, Ruio Lombardi, Montilli all'indietro verso Ciaramella, poi Valerio Ruio porta ancora il pallone, Ruio. Allora poi a cercare Lombardo in area, bel passaggio qui, il numero 0 per me, Checco, oh è Checco il numero 0, ancora scelta, interviene Checco sul pallone, ancora Checco sul pallone, prova il passaggio per Lombardi, poi Valerio Ruio a porta vuota, spreca questa occasione, questo è proprio da Russo direttamente. È proprio calcio di rigore questo. Io volevo dire anche un'altra cosa, Partenopei le liste non le hanno avute. Eccole qua le liste. Partenopei e Liverpool, vai. Perfetto. Va, buon divertimento. Grazie. Punteggio? 7-3. Calcio di rigore per gli Sky Jumpers. Alla battuta Ciaramella che si fa parare il rigore dall'altro portiere. Ma i partenopei, no, con Jenny Truglio che dice si nusceme Ciaramella, no, ma quanto può valere? Ma zero è tanto quanto già un valore, ma qua stiamo parlando proprio. Livello proprio molto basso, poverini. Aversano, l'appoggio per Maione che prova il destro alto sopra la traversa. Il settimo gol, scusatemi, il settimo gol di Asimov. Secondo tiro libero. Uno l'hai sbagliato, uno l'hai sbagliato. Maione intercetta questo passaggio di Napoli. Poi Cimmino che evita proprio di Napoli. Passaggio all'indietro per Maione, il cross in area. Ruiu. Anticipa anche Ciaramella poi. Palla altissima.
che non c'è la rete di Napoli e Maione, intervento di Ruju, Baiano passò alla sfera, Borriello alto, senti, ho corso 30 secondi Francesco. Compilato? Sì, mi raccomando l'iscrizione. Perché ya. Ma la cifra. No, di più. Toto, tu vindei. Oh, ma voi siete là, devo vindei. Oh. Ma che Pietro Pomo, sa ricordo quello che mi ricordi? Maione Aversano chiuso da Di Napoli, il fallo laterale, Maione deviazione di Lombardo in corner. Stiamo già pigliando caffè, Ruju per il contropiede dopo la serie di deviazioni in calcio d'angolo. In mezzo c'è Lombardo, Ruju spara altissimo, triplice fischio. Sky Jumpers 7, Shakhtar Donetsk 3. E finisce qui la ripresa.